Milano Malpensa, siamo già in lounge perché da qui a un'ora c'è il nostro aereo che parte direzione Bali, direzione Indonesia. Sarà un viaggio differente dal solito perché questo è un viaggio aziendale, sarà un viaggio regalato da una delle affiliazioni con cui stiamo collaborando, quindi non vedo l'ora di portarvi all'interno dell'avventura insieme. Quindi che l'avventura abbia inizio. Appena scesi i primi 31 euro ce l'ha già asciugati. 31,95 euro, giusto per dare il primo pacco punti. Va bene, in mezzo alla strada, ecco, giovane. Effettivamente siamo proprio in mezzo alla strada. Però, essendo in mezzo alla strada, questo è l'hotel per questa notte. Non è male, dai. Camerettina di Sele Honest and Kind. Ed eccoci qua. Allora, devo ammettere che l'odore è sgradevole. Cioè, l'odore sa di sudato, questa camera sa di sudato. Però niente, abbiamo cercato un hotel vicino all'aeroporto, dato che siamo arrivati, sono ormai le 23 passate, quasi mezzanotte. È quasi mezzanotte, ovviamente c'è sotto la luce, quasi mezzanotte, e abbiamo cercato quello più vicino possibile all'aeroporto. E comunque questo qua non era male, mi sembrava abbastanza carino. Domani ci spostiamo nel resort, domani sarà tutto quanto completamente incluso e pagato dall'azienda. E niente, per questa sera ci sistemiamo, ci fissiamo dopo un giorno di viaggio. Direi che è arrivato il momento di mettersi qua, sistemare due robe, riattaccarsi un attimo all'Italia e vedere cosa stanno combinando dall'Italia i ragazzi e farci una bella riposata. E domani si parte in definitiva con l'avventura. Allora, devo dirvi la verità, tra 10-12 giorni in Thailandia, i primi giorni qua a Bali, bisogna veramente ammettere che questa colazione è la migliore. Cioè, è proprio buona. Sì, ci sono tante cose, ma è proprio buona. Ce n'è veramente di ogni, ma c'è un cappuccino che sembra di stare in Italia. Non sto esagerando. Non sto esagerando. Sapete cosa so. Non sto esagerando. Veramente buono, felice, contento. Così si parte bene. Waffolino. Ecco, così si parte bene. Allora ragazzi, buongiorno. Hello brother. Allora ragazzi, buongiorno. Partiamo dal presupposto che stamattina gran mattino, sacco di novità. Hello. Sacco di novità, un sacco di freschezza e tanta roba. Ma soprattutto stamattina hanno lanciato i giochi sportivi di oggi. Full price, ci sono $2000 in ballo. Prima di essere classificati. Devi andare un po' come andrà a finire. Hello? Ok, ragazzi, Germani, brother, sister. Raga, poi dobbiamo fare il culo a tutti questi qua, furbacchioni, colombiani, portoricani, italiani, francesi, tedesco, danesi. Ragazzi, non c'è nessun problema. Guarda! Sparo, te lo va! Ma questo è il founder! Vincere è sempre un atteggiamento. Non ho capito bene chi ha vinto. 4 secondi di vantaggio. La sette, raga. Tieni. Il fuoco è la rata. Va bene, ragazzi. Tutto a posto.
Guarda che noi bariamo, c'è qualcuno che bara più di noi. Siamo ancora vivi! Vento, occhio al vento! Tu però si che imbocca anche sul quad? Ah sicuro, l'unica cosa non vorrei farmi anche lì col MacBook dietro, gli faccio così. Perché gli sei portato il computer? Ma se mai gli fanno giù, devi fare qualcosa. Il volo. Comunque è proprio bello farti scontare dalla polizia. Ovunque. Sicurezza direi non male. Ehi soldato! Guarda, posso vedere, ma... No, batte. Però vai un attimo a testare se batte quello di Matt. Prova un attimo. Raga, banda di soldati vietnamiti. A dirigere. Calma! Raga, cheat! Raga, cheat in Indonesia! Guarda che ridi! Forza per gli asini, gli abbiamo combinata grossa. È incazzato nero l'assistente della guida qua. Sta aggiustando il quad. È il dottore qua. Nel più ricco del team. Raga, meccanici? Per il cofato volare la catena. Anche sto giro. Difesi bene gli italiani, difesi bene. Rischiano la palla italiani. Dai, una cosa ci può. Guidiamo più quad che macchine in questo momento. Ogni vacanza uguale per forza quad. Forza, no, non andiamo nemmeno in vacanza. E adesso? E adesso rafting. Adesso la. Oro Boccomino, io lo vedo bene nel fiume. Andiamo a difenderci anche lì. Ci siamo. It's rafting time. Oh raga, tu in team, eh? Rompite. Aia! Mi testi se funziona il casco, però, se l'hai voglia. Vado io. No, sono a posto. Aia, sono a posto. Raga, gli rompo il remo sulla fronte. Arrivano gli avversari, let's go! Siamo ready. E ovviamente dobbiamo fare il gas. Raga, se mi va giù il telefono... Guarda dove partono i gommoni. Raga, non c'è neanche da fare riscaldamento, un warm up lo facciamo nelle scale. Comunque mi spiegate per quale motivo abbiamo il casco già inserito? Test?
No, ma funziona. Testaglielo un attimo tu al volo, perché a te non ci arriviamo in tempo, sennò... Madonna, non mi dire che... 6:30 qui nel resort. Diciamo che ieri sera sono andato a dormire un po' più presto. 5 ore in corpo, 5 ore di sonno in corpo le abbiamo. Ora farmi colazione, poi ci si butta in una piscina a registrare un po' di contenuti. E perché oggi abbiamo lo yacht tutto il giorno, facciamo il giro delle isole, roba di questo tipo qua, quindi sarà poco tempo per altre cose e si sfrutterò quindi doppio location, yacht e resort per fare un po' di contenuti. 5 yachtini e si parte. Comunque abbiamo una cavalleria di differenza, cavalli sotto. Comunque non è male, eh? No, fai prima, seconda, terza, sei quello che sarebbe. Quello che di traverso anche. Scusa, ma se ne ho uno qua nella bocca dello stomaco, è fatto apposta, così. È fatto apposta. Mirino. Ma anche tu ti fai un birrino nel 905 come i colombiani? No, la chi strike rosso, per integrare, perché sono i minerali sono importanti. Ok, bene. Tu non sione birrino nel 905? No. No, niente. Tu sei più dalla parte italiana che colombiana. Guys, want a beer? Yeah, let's go have a beer. Però tu? Sta a posto così? No. Sta a posto così? Vabbè. Io sono steccato, guarda qua. Guarda qua. Un'aragosta. Bella raga, oggi fruttariani. Anche fei. Dammene prima una. Anche fei pesci. No! Posso pensarci io? No! Mandalo indietro, non si vede. No, capito. Vorrei poi fare il cafone anche, no? È organico. È organico. Ma anche se gli cago che cosa è organico, ma non va bene. Abbiamo preso come gli amici, ti superano anche quelli a nuoto, gli ho fatto. Vedi di schiacciare sta marcia, mica. Non l'avessimo ci mai fatto. Ci stanno superando tutti. Togliendo il fatto che io ero là, davanti. Dove c'è la prua. Solo che, minchia. L'unico problema minchia che... Minchia, gli è salito il Jason Statham di turno, gli è salito... Gli ha dato tutto quello che ne aveva. Pensava di essere un videogame. Ma non ha capito. Il Blaze of Snorkeling, che cioè adesso mettendo tutto excellent. No, mettili average. No, metti solo che lo skipper che è uno di quelli che andrebbero presi per l'orecchio. Quasi da staccarti il tatuaggio. Ah no, non è fatto con l'enne, è fatto con l'enne, bro. Vedi che poi ti stacco la dacia. E voilà. Thank you. Yeah. Valentino Rossi. Let's go. Ma in cash solo so cosa, raga. C'è tutto quella che dobbiamo rifarcela. Non so più parlare. Dobbiamo rifarcela indietro. Sei un vincitore, sei un vincitore. Glielo faccio vedere. Guarda che roba, guarda che roba. Non so. Guarda, com'è? Siamo cazzo. Salary, the minimum salary. What is the minimum salary? Three million for 1 month. 3 million for 1 month? Yes. Wow. This, the medium. Medium. Okay. How much for you? How much you make per month? By driving taxi? Yes, by driving taxi. Yeah, maybe 1 month we can get 10. 10? Yes. Okay. For 1 month. Okay. So and you work every single day? Yeah, every day. Okay. For how many hours you work every day? I'm starting to say. At 6, you start at 6 a.m.? Yeah, 6 o'clock. Okay. In the morning, and then sometime 8 o'clock or 10, until 10. Wow.
bella la città, bello il lusso, bello, bello tutto, belli vestiti firmati di piena piena metta. Ma guardate che roba qua, guardate che spettacolo. Quindi dove andiamo oggi, Oski? Andiamo alla cascata. Ogni 30 metri devi pagare. Inizia a diventare cara questa, questa impresa. Small bird. But? Yeah, bird. Ma small bird, yes. And what do they eat? Banane. No. Sen, this is the name in Bali, Senrat. Okay, yeah. Okay, okay, good. So yeah. Let's go. 100? Yeah. Okay. Non so, io mi sono perso i soldi. No, okay. Ma viene qualcuno a darci il giro? Sì. You come to push me? You come to push me? Okay. I'm from Italy. Italy? Yes. Italiano perfecto, yeah? What? Italiano perfecto. Yes, perfecto. Allora, se si comporta come quello dello yacht ieri, che stava andando agli 80 all'ora e ero davanti alla barca, non è in sicurezza sicuro. Safety first? Safety first, ok. Allora, I like it. No, no, ci stiamo quasi acchittati. Possiamo andare avanti anche 70 minuti. Raga, per sicurezza andiamo a fare il culo a qualsiasi Instagram reel che abbia mai visto su, sì, infatti, su Instagram. Adesso li facciamo tutti spostare. Alla peggio però facciamo qua. Adesso vi insegneremo come da questa roba qua tirar fuori roba spettacolare. Brother, togliti questa. Ah, io faccio il manichino, non c'è, non, nient'altro. Andiamo da... Welcome to Likiriki. Bello? Bello, veramente bello. Siamo arrivati al momento perfetto, c'era praticamente nessuno. Adesso sta un po' riempiendo. Siamo stati fortunati, oh, ogni tanto. Ma hai mangiato male a pranzo? Non ho niente da aggiungere. Vabbè, ho visto su Instagram che comunque c'è stile, no? Quando vai a Bali, gente che corre, fa cose, sbraccia. Faccio anch'io, se mai che mi prende un contenuto e mi va 2-3 milioni di visualizzazioni. Vedrete, anzi, vedete cosa è successo in quel... Sovraimpressione, verrà messo l'allegato dell'accaduto. Che scherzo, non è vero. Questo buttare out, da buttare via. Ancora bene. La maglia non l'hai ancora. Te l'hai comprata, confermi? 100%, sì. Fatto fermare il taxi per dire questo è il collo. C'era un. Non sa perché, c'era un Ralph Lauren. No, beh, eravamo ancora in città, ho detto, servono un po' di outfit per la giornata. Andiamo a pensare qualcosina. Bello, è stiloso, match perfetto. Gasato, ero caldo anche perché l'avrei usato a cena stasera. Non penso che lo userò a cena. Raga, ci manca solo che sto povero Cristo. Già sto povero Cristo si sta portando ovunque. Ci manca solo che gli merdo tutta la macchina. Vediamo solo come mi cresce un secondo. Che cazzo di... Ah, vedi che mi sta prendendo. Ma no, non cazzare. Ma vedi niente, non basta. Direi che i lavandini già vanno più che bene così, mi sono fatto la doccia ieri che sembrava di stare. Mettiamo di dire cosa. Boh raga, ci siamo. Finisce così. Ma bro, ma pensa bro, finisce così l'avventura a Bali. Non faccio né video in aeroporto, niente. Alla prossima avventura, ragazzi.
ultimo giorno qua in quel di Bali, sono le 7:20, ho appena finito una call direttamente con l'Italia, sono un filo in ritardo ma vi prendo qualche minuto per fare colazione prima di partire direzione aeroporto e condividervi un po' quello che per me ha rappresentato questo viaggio. Sono stati 4-5 giorni intensivi, sono stati 5 giorni veramente veramente incredibili, 5 giorni incredibili. La cosa che più mi impressiona è quanto effettivamente le persone che hanno un sogno vengano ripagate, perché io questo cazzo di vita qua me la sognavo, non sapevo come, me la sognavo. In un momento o nell'altro sarei riuscito a portarmela a casa. E ripeto, non sapevo semplicemente il come, no? E poi partono tutte le cose, no? Inizi, spari e poi raddrizzi la mira. Ecco, è stato un po' così anche per me. Iniziai, mi buttai, zero esperienze, zero competenze. E poi il tempo passa, diventi sempre più bravo, trovi le soluzioni, trovi effettivamente un po' la tua strada, trovi un po' che cosa fare, trovi gli strumenti, i mezzi per farlo. E boom, ecco che il tempo continua a passare, tu continui a migliorare, diventare sempre più bravo e succede questo. Non è il mio primo retreat che faccio, è il primo che documento in maniera così, così importante di quelli che effettivamente mi sono stati regalati, perché qua io ci sono venuto totalmente grazie, a parte l'aereo che mi sono dovuto pagare, insomma, il volo, ma direi quello almeno, per dove siamo stati, per quello che abbiamo fatto. L'organizzazione è stata impeccabile, è stata incredibile letteralmente. Tutto perfetto, tutto squisito, ma non è quello su cui mi voglio concentrare. Mi voglio concentrare più che altro sul fatto che anche tu possa farlo. Ok, lo so che non è per tutti, cioè questa è la verità. Tutti possono farlo, ma non sono disposti a farlo, ecco. Questa è forse la frase migliore da dire, no? Quindi, se hai un cazzo di sogno, non lasciare che i killer di sogni, no, vengano a strappartelo per pochissimi motivi, per n motivi. Non c'è un reale motivo per cui tu debba effettivamente lasciare il tuo sogno. Non essere debole, non lasciare che i dubbi, l'incertezza che altri provano a mettere in testa ti strappino quelli che sono i tuoi sogni, ti strappino quelli che sono i tuoi obiettivi. Perché? Perché le soluzioni ci sono, il metodo per farlo c'è, ma dipende da te, dipende dalla tua disposizione a trovare le fottute soluzioni. È ovvio che nessuno ti regala così tanto per viaggi, no, life changing, con esperienze incredibili, esperienze indimenticabili. È ovvio questa cosa qua, ci mancherebbe altro, ma meno male che così. Perché? Perché anche sentirsi esclusivi, sentirsi di poter avere un qualcosa di esclusivo, sentirsi di essere una piccola percentuale, è bello, è estremamente appagante e costa tanto, ok? Quindi la tua fottuta disposizione è la cosa che conta maggiormente, perché poi, ripeto, la trovi la tua strada, lo trovi che cosa fare e come raggiungere quelli che sono effettivamente questi risultati, questo tipo di stile vita. Quindi non lasciare che i killer di sogni rubino anche i tuoi sogni, come hanno fatto con tantissime altre persone. Ok? Perché alla fine che fa la maggior parte? Alla fine che fa la maggior parte? Già facendo quello che la maggior parte delle persone non fa, già stai facendo qualcosa di più. That's it. Continua a credere nella tua persona, continua a trovare dei modi per rafforzare quello che tu hai nella tua persona, continua ad avere persone giuste intorno a te, continua a scavare per trovare quello che effettivamente, no, è la strada che posso fare nel caso tuo. Tutto lì, ok? E mi raccomando, inizia, fai qualcosa, inizia a muoverti. Perché? Perché la maggior parte delle persone prende più tempo a prendere la decisione di iniziare, ok? Prende gli anni a prendere la decisione di iniziare di quello che ci metterebbe effettivamente ad ottenere quel punto di là. Non essere come la maggior parte. Non spendere più tempo a pensare, sì, ma se, ma inizia. E poi raddrizzi la mira. Inizia e poi raddrizzi la mira. E vale tutto, è stato un viaggio incredibile. Non vedo l'ora di poter far sì che anche tu possa permetterti di questo tipo qua. Per questo io ti saluto e ci vediamo al prossimo vlog.